Ciao ragazzi, bentornati a Podcap. Quest'oggi ho con me un ospite che non vi capiterà molto spesso di vedere davanti a una telecamera, ovvero Gilberto Alberti, il proprietario di Techstream. Gilberto ci parlerà un po' della sua passione per la pesca e per il lavoro che fa e di tutto il Made in Italy che gira attorno a un'azienda con la quale collaboro da tanti anni, ovvero Techstream. Quindi bando alle ciance, andiamo immediatamente a sentire Gilberto cosa ha da raccontarci, perché ci sono delle retroscena molto interessanti dietro alla nascita e allo sviluppo di questa azienda. Allora, eccoci qui con Gilberto Alberti. È un onore, una fortuna, non so come definirla, la possibilità di averti davanti a una telecamera. Che cosa è successo, Gilberto, che sei finito davanti a una telecamera? Tu sei molto restio. Prima o poi ci devono passare tutti davanti a una telecamera, quindi se doveva succedere ho preferito che fosse con te. Allora, e quindi tutti sanno che da tanti anni collaboriamo assieme per cercare di migliorare quello che è il mondo della costruzione della pesca a mosca. Magari ci riusciamo, magari no, non lo so. Però la cosa che pochi sanno sono le origini di Techstream, della famiglia che sta dietro l'azienda e di come siete finiti in questo mondo. Allora ho detto, Gilberto, perché non ne parliamo un po' e rendiamo il mondo partecipe di questa storia anche a tratti curiosa che c'è dietro Techstream? Come c'è finita Techstream nel mondo della pesca? È una storia lunga che ha le sue origini nel 2005, quindi parliamo di 18 anni or sono oramai. E noi storicamente produciamo filati per l'industria tessile, l'azienda di famiglia, un'azienda che è nata, è stata fondata nel 1965, quindi ha oramai quasi 70 anni di attività sulle spalle. E Techstream è stata un'evoluzione, o se vogliamo forse una sorta di esplorazione di nuove possibilità che i filati possono dare ad un'attività. Noi, come dicevo, storicamente siamo nel settore tessile, quindi abituati a fare filati per l'impiego, per l'abbigliamento in genere, tessitura, maglieria, guglieria, e quello dell'impiego dei filati in un settore particolare come quello del fly tying è stata sicuramente una possibilità che ci ha catturato molto a livello di interesse e soprattutto le possibilità che questo settore poteva dare alle nostre esperienze che avevamo maturato già con la generazione precedente, quindi con mio papà che fondò l'azienda di famiglia che si chiama Filtex, e Techstream è una sorta di mix dei due nomi, infatti c'è una parte del nome dell'azienda di famiglia. E quindi diciamo le esperienze maturate ci hanno portato anche a considerare degli impieghi completamente diversi dall'abbigliamento, e quindi il fly tying è stato per noi una sorta di colpo di fulmine. Sebbene mio papà già negli anni 70, nei tardi anni 70, i primi anni 80, già produceva degli articoli per delle aziende del settore, soprattutto americane, quindi le prime Cactus Chenille, le prime Ice Chenille, mio papà era produttore di filati in ciniglia, quindi di conseguenza era comunque un polo che ha attirato l'attenzione dei produttori allora di materiali per il fly tying. C'è una storia molto interessante su questa cosa qua, perché c'è un retroscena. Perché tu sei una persona, oltre ad essere un imprenditore, sei una persona molto curiosa, a prescindere dal lavoro. E c'è stata una serie di eventi che hanno catalizzato la tua attenzione a proposito della costruzione. Raccontacene un po', perché so che tu a un certo punto hai detto, ma che succede? Perché usano i filati nostri? Perché prendono questo materiale? Com'è nata questa cosa? Infatti è stato proprio da questa domanda che è partito il tutto, perché in quegli anni, quindi parliamo nei primi anni 2000, l'attenzione nostra era quella di cercare delle diversificazioni, delle possibilità di espandere un pochettino i nostri interessi verso settori differenti. E avendo scoperto, perché allora mio papà non lo sapeva, che forniva questi prodotti e che venivano utilizzati nell'ambito fly tying,
E è nato da questo, andare a vedere il perché questi materiali venivano utilizzati e perché cose. Io allora conoscevo poco nulla di costruzione. E infatti la prima fiera a cui partecipammo in veste di visitatori fu quella di Denver nel 2005. E dall'immagine che adesso hai passato, questa è la prima fiera che facemmo a Bruxelles, esponendo la prima gamma di prodotti che è proprio l'embrione degli sviluppi che sono poi nati successivamente. È stata una sorta di test, ecco, di curiosità che all'inizio era veramente grande e prosegue tuttora, ovviamente, però ci siamo affacciati ad un mondo con delle potenzialità immense. E alla fine le fiere ci hanno portato ad approfondire sempre di più l'utilizzo di questi materiali. Qui vediamo una foto della prima fiera che facemmo Riva del Garda con il marchio che allora distribuivamo. Io devo ingrandire sta foto. Aspetta un attimo, perché adesso tu fai il professionale, perché dovete sapere che io questa cosa che lo presento a Gilberto è una cosa molto professionale, invece Gilberto non sa a cosa sta andando incontro. Allora adesso io voglio questo giovanotto qui, no? Quanti anni fa è questa foto? Questa foto è di 17, 16, 17 anni fa. Ma lo sguardo era perché sapevi quello a cui saresti andato incontro? No, era perché immaginavo ci sarebbe stata un'evoluzione di qualche natura. Ed era lo sguardo di quelli che proprio sanno che qualcosa succederà, ma non sa che cosa. Bruxelles, qui hai detto? Bruxelles, questa fiera? No, questa era Riva del Garda. Ah, Riva del Garda. La precedente era di Bruxelles, questa era Riva del Garda. Accompagniamo Mousse de Charette per 3 edizioni ad esporre i loro prodotti. Loro erano già clienti anche per i nostri materiali. Quindi abbiamo iniziato da qui, ecco, da queste fiere, a capire un pochettino di più cos'era il mondo del fly tying. Proprio perché stando in mezzo a personaggi di questo calibro, da qui è nata veramente anche una passione, assolutamente. Lei è il boss che ci ha accompagnato in questi anni. O sei tu il boss? Lei mia moglie Elisabetta, si occupa attualmente da sempre della parte di gestione del confezionamento e della produzione di alcune parti di articoli, tra cui l'impianto di bobinatura, quindi fa parte del core business in sé, perché senza di lei sarebbe veramente... Come diremmo noi a Roma, è proprio il core del business. Il core business. Il core business. Assolutamente. No, anche perché aziende come sono le nostre, la partecipazione della famiglia è importante, e qualora questo succeda è veramente un valore aggiunto enorme. Infinite problematiche da risolvere tutti i giorni, controllo estremo della qualità del prodotto, perché ogni bobina, ogni materiale deve arrivare al negozio a posto, quindi potete immaginare quale lavoro ci sta dietro, non solo di sviluppo ma proprio anche di controllo. Queste altre foto sono delle fiere successive, man mano gli stand che allestimmo si ingrandivano, il campionario cresceva, perché chiaramente lo scopo non era più solo a questo punto di esplorare, ma era quello di veramente entrare nel mercato e incominciare uno sviluppo serio di prodotti, di coloriture, partendo dai prodotti un po' più basici, via via, fino a quelli che abbiamo ad oggi nel catalogo. E quindi le fiere sono state per noi veramente il trampolino di lancio, sia nella presentazione degli articoli, ma anche nel rapporto commerciale che si è creato con varie aziende a livello europeo, perché qui parliamo di fiere che facemmo a loro a suo tempo: Bruxelles, Praga, Valencia, Budapest, Roma anche. Quindi sono state veramente fondamentali. Abbiamo imparato sempre di più e abbiamo iniziato collaborazioni importanti che tuttora sono attive. Quindi e sono servite parecchio. Io, sai, sono quasi sicuro di leggere nel pensiero di tutti coloro che stanno guardando questa foto e staranno pensando: ma quanto ci posso costruire con un rocchetto di questi che stanno dentro al carrello? Quanti metri porta un rocchetto di questi?
Dipende dagli articoli, comunque mediamente una rocca di queste calcoliamo che possa avere dai 1000 ai 5000 metri di filo, dipende. Ragazzi, quanto ci costruite con 5000 metri di filo? Questo è Longair, questa qua al centro è Longair Super Olo? Questa è una Longair Super Olo, sì, un Copper UV, penso, adesso dalla foto non si vede, ma comunque è un articolo storico, uno veramente dei primi, ed è uno dei primi articoli nuovi, ecco, che impostammo seguendo quello che già allora c'era sul mercato, ma ancora non così evoluto. E quindi in queste ceste ci sono alcuni materiali molto molto interessanti, che sono tuttora in catalogo, perché noi non abbiamo mai abbandonato i materiali originali, delle origini, ecco, più che originali. Questo ad esempio è l'anno successivo, alla fiera sempre di Riva del Garda, sempre con il team di GNC, e è stato molto interessante perché è stata la prima fiera, anzi questa era la seconda, però le prime fiere mercato dove veramente andavamo a contatto non più con clienti, distributori, negozi eccetera, ma con il pubblico veramente. Quindi qui ci siamo resi conto, forse è la prima volta che abbiamo proprio avuto l'impatto, la sensazione di stare in mezzo al pubblico, agli appassionati costruttori, ad avere dei costruttori che costruivano e facevano le demo di costruzione. Le due persone a destra erano due costruttori ufficiali di Muste Charette, ed è stato veramente molto molto interessante. Ci tengo tantissimo a queste foto perché sono dei ricordi, c'è un salto veramente di 15 anni indietro, che non sono pochi, sembrano niente, ma in realtà sono tanti. Voglio farti come si vede anche dalla foto, poi del resto. Non ho voluto infierire. No, io... No, vabbè, però, l'hai già fatto prima. Sono stato buono. In realtà, c'è una cosa voglio chiederti, perché tra un po' ne parleremo più nel dettaglio, no? Tu non nasci, cioè non ti sei avvicinato, così come la tua famiglia, a questo settore perché eri un grande appassionato di pesca. Quindi sei arrivato come un outsider. Che effetto ti ha fatto? Cioè, nel senso, vederlo dall'esterno e trovarsi all'interno, cosa comporta per chi si avvicina al business della pesca a mosca, della pesca in generale, senza passare attraverso una forte passione prima? Che è una bella domanda, è una bella domanda, e se ti devo dire sinceramente, una sensazione di grande ignoranza, perché il mondo della costruzione è un mondo realmente complesso. Per chi è dentro, per chi è costruttore, per chi è appassionato, ha già fatto tutta quella purga, diciamo così, di esperienze e che ti portano a vedere le cose in maniera più semplice. Per noi è stato uno schiaffo enorme, perché le nostre esperienze, come dicevo prima, erano di tutt'altra natura, in tutt'altri settori, e trovarsi comunque a mettersi in gioco in un settore dove non conoscevamo assolutamente nulla, e la sensazione che ti dico proprio a pelle è stata proprio di profonda ignoranza. E quindi, oltre a pensare a fare un'attività da quella che era un'idea, come dicevo, nel 2005, nata nel 2005, abbiamo dovuto anche studiare molto, cercando di capire, cercando di recuperare il più tempo possibile per poter essere sempre più preparati, perché in una fiera mercato come nella foto di prima ti trovi in mezzo gente che ti fa delle domande, devi dare delle risposte, ti trovi a parlare con operatori commerciali che ovviamente la sanno ben lunga, e tu va bene, bravo magari a produrre, innovativo, tutto quello che vuoi, ma poi alla fine insomma devi anche parlare di qualcosa di concreto. Ed è stato veramente, a mio avviso, difficile. Sono stati anni dove qualche frustrazione è arrivata proprio dal punto di vista psicologico, ecco, per il fatto di interfacciarsi con un mondo che conoscevamo poco o nulla, che abbiamo dovuto imparare a conoscere. Forse magari passando da... Inizialmente c'è stato, tra virgolette, passami il termine, un po' di sottovalutazione, nel senso che probabilmente la conoscenza profonda dei filati e della loro realizzazione
inizialmente ha un po' forse mascherato la necessità di dover conoscere anche il mondo della pesca. Magari è stato così, no? Cioè, magari dico, okay, conosco bene il filato, sapendoli fare bene, riesco facilmente ad approcciare a questo mondo. Invece, in realtà, c'era anche da approfondire molto di più. Questo sì. Penso sia un problema di chiunque si avvicina a questo mondo, magari non provenendo dalla pesca, no? Può essere stato sì. Questo anche. Sì, assolutamente sottovalutato, nel senso che abbiamo capito dopo e strada facendo quanto complesso è il mondo della costruzione, il mondo dei materiali per il flight tying. Però l'azienda che noi abbiamo voluto chiamare Techstream, che vuole anche dire, se la leggiamo in un altro modo, come tessile estremo, sapevamo già che andavamo a finire in un girone infernale, quindi era già scontato che era una sfida. D'altronde le cose facili le fanno tutti, le cose difficili tutti ci provano, però poi bisogna vedere quanto lungo uno riesce ad andare, perché ci stanno veramente di mezzo tanti particolari che non sono a volte così leggibili e così risolvibili, e li devi mettere a posto tutti, perché se vuoi far sì che la tua attività, o comunque quello che pensi che possa essere la nuova parte e il nuovo progetto futuro diventi un'attività vera e propria, devi essere pronto delle sfide. Quindi anche delle volte lasciarsi alle spalle le conoscenze e riprenderle da zero. E così è stato. Quindi, questa che fiera è? Questa era la fiera di Praga, con uno stand sempre più allargato. Si vede forse poco, ma c'erano già i primi display di bobine, a parte quelli sulla sinistra, dove incominciavano ad esserci delle gamme di prodotti, di colori sempre più allargate. Poi quello che era esposto era una parte, chiaramente i cataloghi che si vedono sullo sfondo cominciavano ad essere già un bel po' spessi. E questa sì, una, di nuovo l'Eftex, dimenticato forse di dirlo prima, che è una fiera itinerante, ogni anno si sposta in una capitale europea ed è una fiera B2B, quindi una fiera proprio legata al B2B, rapporto, ovvero per chi non dovesse sapere, ovvero aziende con aziende, nel senso che non sono fiere aperte al pubblico, non sono fiere mercato come quella che è tuttora attiva, la fiera di Riva del Garda, che mi risulti ancora una fiera che funziona ogni anno, quindi in quel caso si parla di una fiera B2C, quindi azienda o negozio con il consumatore finale. Per quello che dicevo, approcci differenti tra il tipo di fiera che uno va ad approcciare per conoscere clienti, far conoscere il prodotto, far conoscere l'azienda. In questo caso, ecco, qui i rapporti erano proprio con distributori, possibili clienti, negozianti in giro per l'Europa, per quello che è itinerante, perché permette ogni anno di spostarsi in una nazione diversa. Sì, qui un'altra foto presa da un'angolazione diversa, però insomma si vedono già un po' di cactus, un po' di longhair, un po' di filati di sostanza. Ecco, qui in queste foto si vedono poche bobine, però noi la produzione delle bobine, ecco, si vedono in questa foto. Qui poche sfondo. Bobine direi di no. No, qua incominciano a esserci un po' di display. Calcoliamo che la produzione di bobine incominciò nel 2006, quindi un anno dopo che fondammo Techstream, quindi insomma di acqua sotto i ponti ne è passata, nel senso che abbiamo incominciato come tutte le cose dai prodotti più basici, spingendo poi verso prodotti anche un po' più innovativi e adeguando anche il macchinario, perché di conseguenza il prodotto standard, come lo standard thread, ecco, che penso un po' tutti conoscano, ha un concetto di produzione di un certo tipo. Quando si va su filati particolari come i flat tinsel, le fibre olografiche, cambia musica, e quindi l'evoluzione passa anche attraverso non solo l'idea di un filo da mettere in bobina o da proporre al mercato, ma anche di impostare tutto il ciclo di lavorazione che gira attorno a quel determinato materiale. Allora, detto tutta questa introduzione meravigliosa, nel senso che magari
io onestamente molte cose già le sapevo, però volevo condividerle con tutti quanti, no? Ragazzi, beh, qualcuna giuro, no, dai. No, alcune non le sapevo manco io, sinceramente, però è stato un parto organizzare questa cosa con Gilberto, lo dico pubblicamente perché è molto impegnato, quindi è sempre più impegnato. E il discorso è che, però volevo veramente che, perché poi c'è, dobbiamo cercare anche di, io l'ho fatto anche già altri podcast con Alberto, con Matteo, con Salvo, su tutti gli altri podcast che già sono presenti sul mio canale, ho voluto rendere un po' partecipi tutte le persone che comunque hanno un ruolo all'interno della pesca, no? E anche per far vedere quanto lavoro c'è dietro la pesca, quanto lavoro c'è dietro anche la cosa più stupida, che può essere tra virgolette fare una foto, o vivere in mezzo alla natura, oppure partire, andare dall'altra parte del mondo a pescare i redfish, oppure essere appassionati di tenkara. E tu è un mondo che purtroppo, e sottolineo purtroppo, e anche inevitabilmente, chi sta dall'altra parte non sempre riesce a cogliere in tutte le sue sfumature. Per di più, non sei uno a quale piace molto apparire, e questo, ragazzi, è evidente, nel senso che lo vedete poco Gilberto sui social, lo seguite ancor meno perché diciamo che giustamente è il portavoce di un'azienda, però non c'è nemmeno da perdonargli qualche errore, perché stai andando meglio di me, che praticamente sto davanti alle telecamere un giorno sì e l'altro pure. Come potrebbe essere un nuovo futuro lavoro. Non si sa mai, non bisogna mai smettere di porre, certo, limiti alla provvidenza. Io c'è una cosa che però è troppo bella, perché tu mi dicevi sempre, e c'ho un'altra foto che voglio farti vedere, perché questa foto è successiva, la vediamo dopo. C'è una cosa che voglio farti vedere. Allora, guarda, questa foto è bellissima, adesso la condivido con te. Eccola qui, perché tu mi dicevi sempre, diciamo che c'è chi fa della propria passione un lavoro e chi fa del lavoro la propria passione. Io penso che se esista questo motto, non lo so se l'hai coniato tu per la circostanza tua, ma tu saresti il vero portavoce di questa cosa qui, perché tu di fatto eri un pescatore occasionale, e che è un'accusa che ti faccio, perché anche se attualmente purtroppo non versa in condizioni nel migliore delle sue epoche, stai su un fiume, sì, bellissimo, dove abbiamo già anche il Signore della Ninfa, che è il Cervo, che è un fiume meraviglioso, e ce l'hai, ragazzi, ce l'ha sotto la fabbrica, ce l'ha sotto l'azienda, cioè lui si affaccia da casa e ha il Cervo sotto casa, e lui era un pescatore occasionale. Già questo basterebbe per chiudere la conversazione, però faremmo finta che questa cosa non sia mai accaduta. Certo. E ti sei avvicinato alla pesca a mosca, inevitabilmente. Com'è nata questa cosa? Allora, intanto ero un pescatore occasionale, perché probabilmente non mi soddisfacevano le tecniche che c'erano, quindi particolarmente cucchiaino, spinning. Poi, onestamente, io il torrente l'ho vissuto da piccolino, cioè sono nato qua, e quindi il torrente ne abbiamo anche due, cioè, perché un affluente del Cervo, che proprio si congiunge a 5 km a valle della nostra azienda, è il torrente Europa, un altro splendido torrentello con dei pesci fantastici. Io li ho vissuti da piccolo facendoci il bagno, ecco, andando a prendere il sole, stando con gli amici, le grigliate, quindi eccetera. Ragazzi, lui è uno di quelli che odiate, è uno di quelle persone che prima di andare a pesca era quello che si faceva il bagno e che vi disturba mentre stai pescando. Io gli do un motivo in più per averci la congiunta, quindi c'era il torrente sotto casa, non andava a pescarci e ci si faceva il bagno, e chi stava pescando, probabilmente tanti adesso che magari sono anche nel team di Techstream, se lo trovavano davanti che si buttava a farsi il bagno. Okay. E i tuffi, perché tra l'altro il Cervo è pieno di lame anche profonde, quindi non mi ha mai appassionato, soprattutto non ho mai apprezzato il pesce di acqua dolce, specialmente quello di torrente, anche comprato supermercato, per carità, ma non mi è mai piaciuto, tantomeno non mi è mai piaciuto la fase kill. Ecco, andavo a pesca anche con mio papà nei laghetti a Pago, ma non mi è mai piaciuto veramente, quindi ho sempre visto la pesca come un qualche cosa che
niente, non mi piaceva, mi dava anche fastidio. E è stata una rivelazione la pesca mosca, soprattutto il no kill in tutte le sue forme, diciamo la pesca mosca un po' in tutte le sue forme, ma specialmente il no kill, il fatto di riconoscere nel torrente anche il mio pensiero, cosa che prima chiaramente con altre tecniche non si faceva, con le ancorette, con i rotanti eccetera. È stato veramente molto bello, perché il cominciare un'attività legata a questa tecnica di pesca e poi imparare ad applicarla piano piano, chiaramente sono stato a contatto, fortuna mia, con pescatori di calibro vicino a noi e vicino all'azienda, abbiamo pescatori di livello di un po' di tutte le tecniche, quindi sono stato veramente fortunato, mi hanno avvicinato ed è stato un colpo di fulmine, perché poi l'imparare anche a costruirsi i primi artificiali, le prime mosche, in questo caso una ninfa costruita da me, con cui ho preso il primo pesce. Questa è proprio la foto, il primissimo pesce nel tratto cittadino del Cervo. È veramente una cosa assurda, un'esperienza assurda che non avrei mai immaginato. È una cosa che tra l'altro vi siete trasmessi anche in famiglia. Sì, diciamo che un po' alla fine non è che ci siamo trasmessi, un po' obbligato e ho coinvolto tutta la famiglia. Qui c'è mio figlio Federico che tra l'altro in questi ultimi mesi sta finendo scienze biologiche e adesso è anche in azienda e quindi segue anche parte di attività in azienda. Questa è la sua prima trota catturata sempre in un tratto del Cervo più vicino a noi. Quindi qua parliamo insomma, una decina, dozzina d'anni fa come minimo. Questo è mio figlio Edoardo, anche lui. Posa plastica che no, veramente... questa è una foto cioè... sì. Se lo vedi sì, adesso sì. Edoardo neanche si riconosce nemmeno adesso Federico ha 23 anni, qua 22 anni, Edoardo ne ha quasi 24, quindi insomma ecco, un po' di acqua sotto i ponti ne è passata. Mia moglie Elisabetta, occhio a quello che dici qui, che se dici che è passata qua, questa è una frase che non devi, invece qua dovresti dire lei non gli passano mai gli anni. Non gli passano mai gli anni, il sorriso è sempre quello. E qua è la sua prima trota catturata nel torrente Europa, che come dico è di nuovo un torrentello neanche tanto torrentello, perché insomma, hanno comunque una dischetta portata e dei pesci che sono veramente delle opere della natura. Purtroppo nel 2020 c'è stata una piena abbastanza rovinosa che ha decimato veramente la popolazione ittica in entrambi i fiumi, però sono fantastici, anche solo andarci a fare una camminata, anche solo andare a vedere come stanno è veramente fantastico. Poi averli vicino, come dicevi tu, è un valore aggiunto di non poco conto. E sì, ho coinvolto tutta la famiglia, alla fine come attività e non solo, anche come passione per la pesca. Quindi, che dire? Beh, diciamo che ne avete, allora, siete amanti della natura in primis, che sono andato anche in bicicletta, sì. Escursioni, insomma, c'è un mondo dietro. Abbiamo boschi appena usciamo dall'azienda. Quindi. Se vi capita, ragazzi, facci un giro dalle parti di Biella, perché tra l'altro abbiamo detto, non lo so, l'abbiamo detto all'inizio, ma la sede è Andornomicca, Biella. Sì, Andornomicca, 5 km da Biella. Biella è poi uno dei poli tessili più importanti a livello italiano. Lo era molto di più in passato. È chiaro che il tessile ha avuto le sue problematiche a livello di qualche crisi, si è ridotta chiaramente la produzione generale, ma resta tuttora un polo importante. Quindi... per quello, okay, ecco, posto siamo qua. Bellissimo, io sono stato diverse volte, sono posti bellissimi, se vi capita da quei paraggi, magari andate a scroccare un caffè a Gilberto, andate a vedere l'azienda, lo trovate lì volentieri. Biella è proprio in mezzo, ti interrompo solo anche per dare un'idea di dove si trova, molti sanno, magari molti no, è proprio in mezzo tra la Val d'Aosta e la Valsesia, quindi comunque anche diciamo come dislocazione logistica è il posto perfetto, no? Dal punto di vista torrenti e fiumi c'è di tutto, quindi nel giro di un'ora e mezza
veramente sono delle acque importanti. A proposito dei boschi che circondano Biella, saltiamo proprio di palo in frasca, no? Perché saltiamo di qualche anno in realtà. Arriviamo a ridosso del 2011-2012 all'incirca, vado a memoria, quando c'è stato un vero e proprio cambio di passo da parte di Techstream, no? Sì, sì, sì. In quegli anni diciamo che tutto era pronto per impostare un primo catalogo che era fondamentale per agganciare il lavoro con distributori importanti, almeno a livello europeo e poi successivamente anche extraeuropeo. E lì è avvenuto il cambio di marcia, perché è chiaro che nel momento in cui finisce la fase di test e di impostazione, di creazione di quella che è la base di prodotti e di articoli, poi dopo bisogna incominciare a lavorare in maniera seria. Ecco, questa ad esempio è una foto, penso risalga al 2012, fiera di Amsterdam con un nostro distributore olandese, a cui avevamo già affiancato una serie di distributori in Europa, però la fiera era ad Amsterdam e quindi c'erano loro ad accompagnarci, e facciamo anche un discreto investimento anche a livello di catalogo, di pubblicità, a cui seguì anche il primo embrione del primo sito di e-commerce, che come tutti i siti istituzionali di un'azienda, di una manifattura, ha poco la funzione di e-commerce quanto quella di catalogo online, ecco, per far conoscere i prodotti e farli vedere. E questo che stiamo vedendo è un catalogo del 2012? Del 2012. Possiamo fare un piccolo spoiler, anzi, più che altro me lo confermi un piccolo spoiler, che tra un po' arriva il catalogo nuovo, è vera questa cosa? Sì, sì, arriva un catalogo, sicuramente quello che facciamo al suo tempo era molto più fashion, chiamiamolo così, molto più tessile, dal punto di vista anche dell'impaginazione, eccetera. Ad oggi sarebbe impossibile fare un catalogo con quell'impostazione, perché i prodotti sono cresciuti a dismisura, sarà un catalogo molto più tecnico, mettiamolo così, però sicuramente indispensabile, perché per alcuni mercati e per alcuni clienti, alcuni settori, perché parliamo di settori anche nella pesca mosca, sia di mercato che proprio anche di tipologia di costruzione, il catalogo è indispensabile, specialmente per il distributore, ma anche per i negozi e spesso e volentieri anche per il cliente finale privato. Ad esempio negli Stati Uniti si lavora ancora molto con il catalogo, quindi è importante da questo punto di vista. Tra l'altro ci sono stati dei prodotti che sono diventati negli anni un vero e proprio must dal punto di vista della costruzione per molte persone, e che sono stati un po' il motore che ha tirato tanto avanti Techstream, soprattutto a livello di nome, no? Come ad esempio mi viene in mente uno che non è un caso, perché chi vede i miei video di costruzione sa che io lo adoro, che è il Power Thread, che negli anni è stato un must, ed è un filato, uso un termine tecnico, un polimero tecnico, un po' insomma bello elaborato, è un filo importante. Sì. Ti faccio una domanda, è un filo... come è nato questo Power Thread? Allora, il Power Thread è nato dall'esigenza di trovare un filo che potesse sopperire a quelle che sono alcune problematiche dei fili base di costruzione, che sono la tenuta al carico di rottura, non che i fili attualmente esistenti come i vari standard abbiano problemi in questo senso, nel senso che tengono finché se ne vuole, ma per alcuni tipi di costruzione era necessario avere un filo che avesse delle proprietà diverse, e abbiamo dovuto cambiare completamente regime, andare su un polimero completamente diverso. Qui parliamo di polimeri ad alta innovazione, nel senso che non sono fili che si usano quotidianamente nell'ambito tessile, assolutamente, vengono impiegati per tutti quegli impieghi estremi dove è necessario un filo che abbia un carico di rottura pazzesco in rapporto al diametro. Ovviamente il Power Thread ha preso piede fin da subito, perché è un filo che risolve alcuni problemi, non è il filo totale, nel senso non è il filo che si può sostituire a tutti gli altri, non ha senso. A parte il discorso colore,
perché è solo disponibile, allora era solo disponibile in bianco, siamo riusciti ad aggiungere anche il nero, nero solido, quindi che non sporca, perché è un polimero che non è tingibile, quindi ha anche, ecco, questa problematica. Questa è una cosa, prendo l'occasione che ho qui il boss di Techstreme per dire una cosa a tutti coloro che ci stanno guardando e che in continuazione mi chiedono perché il power thread di questi colori, solo di questi, non è un polimero facile da tingere. No, è, aggiungo, è impossibile. Ecco. Impossibile da tingere, non c'è sistema tintoriale tessile che possa tingere il power thread. Perché qua torniamo alla qualità dei prodotti, no? Cioè, nel senso, sarebbe anche possibile tingere una cosa e poi dopo, quando lo si va a utilizzare, magari ti resta sporco sulle mani, perde un po' il colore in acqua, non trattiene bene il pantone quando uno lo fa in maniera chimica, e a quel punto dopo ovviamente ci sarebbero la lamentela del pubblico che giustamente compra un prodotto che non corrisponde agli standard qualitativi che deve rispondere un prodotto che viene comprato. Quindi ragazzi, il power thread attualmente, fino a nuova disposizione o nuove possibilità, è estremamente complicato, se non quasi impossibile da tingere, quindi dovete accontentarvi dei filati di questo colore. Ma attenzione, perché innanzitutto io personalmente spesso uso il pennarello sopra, l'effetto ovviamente non è assolutamente lo stesso, però volendo fare una testina di un colore diverso si può utilizzare tranquillamente il pantone, con tutti i limiti che sapete che a cui andate incontro. Però diciamo che la maggior parte della gamma del power thread presenta oggi il bianco e il nero e una misura anche il rosso. Io non è che sia un dramma così esistenziale, tanto più che, come diceva giustamente Gilberto, non è che può sostituire completamente tutti i fili di montaggio. Ce ne sono tantissimi fili che non possono essere replicabili e sostituibili dal power thread. Quante misure ci sono oggi in catalogo? Perché tu sei partito, forse se non ricordo male, era una misura o due del power thread all'epoca? Ne avevamo tre all'inizio. Adesso abbiamo l'extreme, il micro, lo small, il large e l'XL, che è l'ultimo nato per un'esigenza estremamente specifica. Quindi di nicchia, 10, per la... 25, sono 50, 5, sì. 100. 50, 100, 150 e 280, quindi una gamma che è abbastanza ampia, ma perché ha delle specifiche sue per l'utilizzo in vari tipi di artificiali. L'extreme ad oggi è il filo più sottile, lo dico con orgoglio, disponibile al mondo, nel mondo della costruzione, perché parliamo di un 10 denari, un filo che, se parto da qua e arrivo giù da te, Gabri, forse sono riuscito a fare un chilo, perché si parla di 850 chilometri per fare un filo, quindi è veramente una cosa incredibile. È un filo che ha un impiego molto specifico, che però c'è, ecco, per chi vuole avere un filo invisibile, vuole montare in asola senza avere un filo, fondamentalmente, perché è quasi, quasi invisibile. È un problema anche per noi bobinarlo, perché dietro a queste belle cose riguardo le varianti di misura di fili di questo genere, ci sta poi il problema di produzione, certo, che deve essere gestito, certo, perché da bobinare un 10 denari a un 280, insomma, ne passa di... Vogliamo parlare di imbobinare? Allora, io qua ho una cosa fighissima, che magari qualcuno ha visto, qualcuno magari non ha visto. Io nel dubbio ve la voglio condividere. Oh, questo è il processo di bobinatura di una bobina. Adesso rifacciamo ripartire. Ecco, qui parliamo di una macchina custom, che fu fatta costruire nel 2006 su nostre specifiche. Ci tengo a precisare che la bobina non è una bobina comune, è una snap spool, quindi si parla di una bobina detta all'inglese, ma comunque con flangia mobile, costruita su nostro disegno e su stampo proprietario, prodotto in Italia, così anche come la macchina, che permette di chiudere il filo a fine del ciclo di produzione, di avere il filo sempre disponibile per il costruttore, senza avere quei fastidiosi tagli che sono presenti in altre bobine. Vengono di solito tagliate le flange, viene pizzicato il filo in questo taglio laterale che a volte dà anche fastidio durante la costruzione. E questa macchina ci permette infinite regolazioni, chiaramente dal punto di vista software e hardware, e ci permette di bobinare, come dicevo prima, da un extreme
fino a arrivare ad un G-Strong che nella versione Plus è un 580 denari, oltre che alcuni fili che sono fili da corpo, quindi non parliamo di fili di montaggio, ma parliamo ad esempio della Micro Cactus piuttosto che del Brill, eccetera. Quindi chiaramente la macchina deve essere performante per poter gestire queste, come posso dire, queste differenze enormi tra un filo e l'altro, dovendo mantenere un altro standard di qualità dal punto di vista poi dell'utilizzo finale della bobina. La bobina deve funzionare bene nel 10 denari, così anche come nel 580, e quindi è lì che sta la problematica giornaliera, perché poi abbiamo ad oggi 860 varianti di colore suddivise in una trentina di famiglie circa, ho perso anche il conto, dire la verità, di prodotti che sono montati in bobina. Quindi ma voi pensate che figata che è costruire, allora adesso io vado a memoria, no? Mi sembra che un 8.0, senza entrare in disquisizioni tecniche sulle dimensioni, anzi vi rimando ai vari articoli che ci sono in giro, compreso anche sul sito di Techstream, sulle misure dei filati, perché è una cosa importante da sapere questa qui. Diciamo un 8.0 all'incirca, mi sembra, vado a naso, 75 denari, forse, se non ricordo male. Sì, sì, siamo 72 denari, sì, comunque ecco. 70-75, allora, non è... Molti ragazzi mi dicono, ma perché io non riesco a spaccare il filo, il power thread si spacca più facilmente. Allora, io vi dico una cosa, se voi utilizzate il power thread, ad esempio, adesso prendo, perché abbiamo parlato del power thread, ma tra l'altro per la bonderizzazione, che per chi non lo dovesse sapere è quanto è ritorto il filo, mettiamolo in maniera molto semplice. Quanto è ritorto e anche incollato, perché la bonderizzazione in realtà è proprio un processo che tende a tenere unite le fibre, come negli standard, proprio per evitare che si sfibrino quando passano vicino all'amo, cosa che invece non succede con i floss. Ecco. I floss devono restare vaporosi, aperti, e quando passano vicino all'amo, lo sai benissimo, qualche fibra la puoi lasciare indietro. Negli standard questo non succede, nel power thread succede meno, perché è comunque un filo potente dal punto di vista della... Ma la figata di utilizzare un filo così sottile, che prescindere che tanto si spacca uguale, ovviamente quando sì, hai parlato dell'asola, no? Ma prescindere che sì, tanto si spacca uguale anche l'8.0 in maniera abbastanza agevole, però sì, per chi è meno pratico... Utilizzare ad esempio un power thread 25 denari piuttosto che un 10, che è molto estremo, quindi per mosca abbastanza piccola, ma vediamo la misura, diciamo quella un po' più classica, il 25 denari. Se io anziché spaccarlo lo doppio, semplicemente ottengo di fatto un 50 denari. Sì. È come se io stessi utilizzando meno di un 8.0, ma sto facendo una sola senza spaccare il filo. Certo, questo è anche certo, il vero vantaggio di utilizzare un filo piccolo in certe circostanze. Cioè questa sì, è veramente... Cioè sulle mosche ad esempio da luccio, adesso ho prodotto un po' di mosche da luccio, e utilizzando ad esempio il 100 denari piuttosto che il 150, se io andassi a utilizzare un filo molto più grande e andassi a fare un'asola, andrei a ottenere un corpo abbastanza consistente, che in alcune circostanze ha anche il suo perché. Però se voglio twistare in asola, ad esempio dei flash, preferisco avere un filo un po' più sottile, e questo col power thread ad esempio è possibile. Questo era solo per dire una spiegazione tecnica del perché questo filato poi alla fine ha avuto così tanto successo, perché è un filato da questo punto di vista non risolutivo al 100%, perché ha i suoi limiti e i suoi difetti come ogni filato, ma è un filato che presta il fianco a tantissime interpretazioni una volta che siamo al morsetto. Tra l'altro, qui mi aggancio su un altro discorso molto interessante, con Techstream si lavora per migliorare la possibilità che il prodotto finale venga compreso dal cliente, perché nel corso degli anni sono stati prodotti tantissimi filmati, tantissime recensioni, tantissimi articoli sui social per far sì che tutti i singoli prodotti vengano compresi. Vi spoilero, vi facciamo un piccolo spoiler, che dipende anche quando vedrete questo video, è in uscita o sta uscendo o è già uscito, se state vedendo questo video da qualche mese, è un articolo su la pesca mosca spinning, a firma mia tra l'altro, sulle floss, sulle sete, per parlare un po' dell'excursus che c'è dietro questa tipologia di prodotto e i suoi derivati, proprio a dimostrazione del fatto che Techstream si muove molto bene da questo punto di vista,
in virtù non solo dell'attività social media che è sotto gli occhi di tutti, ma anche di tante collaborazioni che vengono messe in piedi da aziende straniere, con aziende straniere, come abbiamo visto le collaborazioni con i vari rappresentanti, con i vari distributori, scusa, che si trovano in giro, ma soprattutto anche dai team e da tutti coloro che collaborano con l'azienda. A proposito di rappresentanti, distributori, eccetera, io ho altre foto prima di parlare del team e di tutti gli altri che voglio proporti, perché qui c'è un personaggio che io conosco e che voglio farti vedere un po'. Lo conoscono un po' tutti questo personaggio qui, eh? Qui siamo sempre alla fiera in Olanda, nella parte esterna allo stand, ed eravamo vicino allo stand di Petitjean. Normalmente il settore pesca mosca è tutto raggruppato nella stessa area, quindi per diversi anni siamo stati in contatto vicino ad aziende italiane e estere nel settore pesca mosca. Bella questa foto perché rappresenta proprio delle volte l'unione dei mondi, quelli nuovi che nascono e si affacciano a quelli iconici e storici, che comunque sono curiosi. È proprio una foto, sembra quasi di vedere che cos'è questa cosa, no? Sembra dire quello. Premesso che insomma qui siamo di fronte ad un guru e insomma un personaggio di indubbia caratura a livello internazionale, con cui peraltro ho avuto un interessante scambio, ecco, di idee proprio sulle... A proposito delle contaminazioni e delle esperienze che si fanno nel corso degli anni, no? Sì, 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 ma proprio interessante proprio su mercati lontani da noi come il mercato americano, l'esperienza che ha avuto Mark per entrare, le difficoltà ad entrare come brand europeo in alcuni mercati d'oltreoceano. E quindi questa foto mi ricorda proprio anche con affetto proprio queste cose. Perché... Tra l'altro non so se l'abbiamo detto, forse l'abbiamo per scontato, stiamo parlando di Mark Petitjean. Quindi sì, sì, perché magari lo diamo per scontato, ma non l'abbiamo nemmeno detto direttamente. Sembrava di averlo detto, però non lo so. Nel dubbio lo diciamo, magari per i ragazzetti, perché ci sono, come dico sempre, sono tanti ragazzi che magari sono un po' più giovanotti di noi, sì, ahimè, e magari non lo riconoscono di Piacchitto, magari hanno visto i suoi libri, hanno letto i suoi libri piuttosto che qualche video, eccetera. Quindi abbiamo visto... Io da lui ho ricevuto consigli commerciali, ecco, tanti si avvicinano a personaggi di questo genere per magari fare una mosca in più o imparare a costruire qualcosa in più o una tecnica diversa. Io invece ho avuto la fortuna di avere proprio dei consigli commerciali, cioè pensate, ecco, delle volte come sono diverse le prospettive, ecco. Stesse persone, prospettive diverse. Collaborazioni, ecco, mondiali, quindi, e questa è anche una collaborazione mondiale, che questa signora viene dal Canada. Sì, 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 qui eravamo in Canada, presso Superfly, che ahimè non è più in attività dopo due generazioni. La persona sulla sinistra era Gianna Superstein, che ha deciso poi di chiudere l'attività, un'azienda con una trentina di persone, prodotti bellissimi, piume, peli, tintura interna, cioè veramente fantastica. È stata un'esperienza bellissima perché per diversi anni è stato nostro cliente, siamo cresciuti molto anche dal punto di vista tecnico, perché il mercato americano, in questo caso Nord America, è completamente diverso dal nostro, e quindi l'aver fatto un salto anche oltreoceano, così come abbiamo consolidato poi negli anni, ci ha dato modo di allargare ancora di più le vedute, perché, ritorno a dire, forse l'ho già detto in più di un'occasione, il mercato della pesca mosca, della costruzione, ha veramente mille sfaccettature. Ovunque ti sposti trovi interessi diversi, necessità diverse, modi diversi di gestire anche il commercio, ma non solo il commercio, la produzione, ma anche l'utilizzo dei prodotti. Quindi quello che va bene a nord non va bene a sud, e che è diverso dall'est e che è ancora più differente dall'ovest. Quindi è veramente una scoperta ogni volta. E, insomma, sono foto mi toccano abbastanza, perché... Però dimostrano anche una profonda intelligenza nella gestione. Questo non lo dico per paggeria, lo dico perché vedo come lavora ad Extreme. E come ho detto in precedenza, tutto questo è possibile perché alla fine, sì,
siete voi famiglia a gestire l'azienda, però le teste che lavorano attorno a Techstream sono molteplici, perché sì, tu negli anni, ampliando sempre di più, hai saputo circondarti di, dico te per dire la famiglia che gestisce Techstream, hai saputo circondarti di un team che tu ascolti regolarmente, sistematicamente, per migliorare il prodotto, per sviluppare nuovi prodotti. Quindi parliamo del team di costruzione e anche di un team di pesca vero e proprio come la Stonefly Techstream. Sono allora, importanti. Importanti, allora faccio solo un passaggio, parlo anche di team aziendale, perché comunque la nostra azienda è verticale, noi produciamo tutto all'interno, i prodotti che escono a marchio Techstream sono prodotti che sono realizzati, io sono attualmente nel reparto di confezione, una parte del reparto di confezione, però tutte le lavorazioni sono eseguite all'interno, parte le tinture, perché ci avvolgiamo ad aziende professionali, perché sul discorso tintoriale siamo molto italiane, signori. Italiane, perché poi Techstream è l'emblema, perché uno fa presto a dire made in Italy, no? Perché tutto ciò è possibile fare in Italia, perché ovviamente è impossibile fare tutto in Italia, o quantomeno tutte le materie prime, tutto ciò che è possibile farlo in Italia, Techstream lo fa in Italia, compresa anche la tintura, che è un'azienda italiana anche da questo punto di vista, quindi made in Italy di così... Ci teniamo le scatole, le bobine, tutti i materiali di confezionamento, bustine, fascette e quant'altro, sono tutti rigorosamente made in Italy. Ci teniamo e soprattutto cerchiamo fornitori che siano molto vicini a noi, e soprattutto sono fornitori che lavorano con noi oramai da oltre un decennio, e quindi sono assolutamente affidabili, così come lo sono anche i dipendenti che abbiamo in azienda, che seguono le varie lavorazioni, ancora in parte tessili, e per la restante parte confezionamento, gestione magazzino, ordine e quant'altro, fino ad arrivare, lo stavi menzionando prima, al pro team di costruttori, a cui recentemente abbiamo aggiunto anche le figure degli affiliate e degli ambassador, che sono figure assolutamente importanti dal punto di vista del testing dei prodotti, dello sviluppo, dei suggerimenti, dello sviluppo anche dei colori, perché un prodotto non è finito se non c'è una sua gamma colori. Recentemente il Mitch Thread, che è uno degli ultimi articoli che abbiamo rilasciato, ha richiesto 6 mesi di incubazione per tirare fuori la gamma necessaria che potesse accontentare il più possibile i costruttori che potrebbero apprezzare questo filo. Parliamo specialmente Nord Europa e Canada, ma anche nel nostro territorio, ma anche nel nostro, perché chiunque ha visto Mitch Thread è rimasto molto molto stupito, quindi infatti l'incubazione che ha avuto è proprio perché abbiamo cercato di filtrare il più possibile le informazioni, cercando di raggruppare, scegliere, fare, scartare e cercare di fare un prodotto, come penso un po' tutti gli altri che facciamo che abbiamo in catalogo, che avesse un senso, che avesse la più ampia possibilità di impiego, la più ampia possibilità di scelta, ecco, non colori buttati a caso, ecco, mettiamola così. Questo legato al pro team è sicuramente una cosa importante. Aggiungerei anche poi l'utilizzo in pesca dei prodotti, perché tramite il club di pesca, che è il Techstream Stonefly Team, i prodotti vengono anche testati in acqua. No, perché sai cosa? Scusa che ti interrompo, perché oggi ormai fare i pro team è quasi una moda, per alcuni è quasi una pretesa, è un po' una moda, no? E lo dico io che faccio parte di tanti team, però mi piace il modo di interpretare il team di Techstream per un motivo molto semplice, perché tutte le volte che io sono entrato in un pro team ho sempre messo in chiaro subito una cosa, che a me non serve una patch da mettere sulla maglietta, voglio essere partecipe di quello che l'azienda fa, voglio essere il primo a sapere le cose, voglio essere ascoltato se c'è un difetto su una cosa, e questo è quello che fa Techstream con i suoi pro team. Noi abbiamo una chat fra tutti i membri del team, diversificata ovviamente a seconda del tipo di team del quale si fa parte, e si ascoltano, si condividono idee, dressing, suggerimenti, lamentele, perché ovviamente c'è anche quello, anzi forse sono le lamentele che tante volte mandano avanti le cose migliori, e questo quindi
si fa presto a dire pro team. Un pro team deve essere un qualcosa che non è una patch attaccata a un gilet, ma deve essere un qualcosa che collabora attivamente per lo sviluppo dei prodotti. Questo è nell'interesse di tutti voi ragazzi, anzi di qua sta la telecamera, quindi di tutti voi ragazzi che volete far parte di qualche team. Fate parte di un team, ma fate parte di un team che abbia un senso, perché se volete una patch vi mando questa qua che ho qui io, questa di Cap Fly Fishing, mettete questa qui e fate parte del team mio, però il valore è lo stesso. Invece far parte di un team significa, nell'interesse dell'azienda, sviluppare correttamente un prodotto, nell'interesse vostro è essere partecipi di un progetto che possa essere qualcosa che vi gratifichi anche da questo punto di vista. Scusami l'interruzione, ma era un... No, assolutamente, giustissimo. E tengo a precisare che è un valore aggiunto per l'azienda enorme, perché i prodotti nascono e ne possono nascere uno al giorno. Noi ne abbiamo diversi che sono in fase di uscita e verranno presentati a breve. Tengo a precisare che per noi un prodotto, penso oramai da almeno 3-4 anni a questa parte, richiede come minimo dai 6 mesi a un anno di incubazione. Perché un tempo così lungo? Perché a volte ci sono dei dettagli che non sono valutabili all'asciutto. Bisogna provarli in acqua i prodotti, bisogna metterli a punto nella maniera migliore. Bisogna mettere a punto le gamme colori, perché non tutti i colori sono uguali per gli usi a cui è destinato un filo. Qui in queste foto vediamo dei fili un po' più strutturati, questo è il Brill Large, ad esempio, un articolo storico. E cambiano anche le esigenze nel tempo, perché le tecniche con cui si costruivano dei fili, come in questo caso il Brill Large, oggi si utilizzano delle tecniche diverse, con dei core sempre più sottili, sempre più performanti, che danno meno volume al corpo, permettono di costruire sempre più piccolo. E questo è, come posso dire, l'evoluzione che deve avere un prodotto. Deve seguire quella che è la richiesta del mercato, sì, ma anche quella che è la tecnica applicabile ad un filo, perché i limiti si raggiungono solo nel momento in cui si vanno ad esplorare. Questo è il valore aggiunto di produrli internamente, tutti i fili. Questa me l'ha dato qua, mi è rimasto un pezzettino qui. I limiti si raggiungono solamente nel momento in cui si vanno ad esplorare. Questa è una massima importante. E proprio per quello che ho detto, spesso e volentieri l'asticella va sempre più in là, come è successo con i power thread. Ma adesso abbiamo parlato dei power thread, ma ci sarebbe da fare una puntata solo parlando di materiali, di filati, perché dietro ad ogni singolo filo si nascondono un sacco di cose, di aneddoti, che sarebbe anche bello magari scriverli una volta, si farà poi un libro, Gabri, magari potrebbe essere una cosa per chi c'ha voglia di leggersi un bel pippone, allora sì. C'è una cosa che però non tutti sanno, o meglio, rettifico, c'è una cosa che forse della quale non tutti sono a conoscenza, anche se sta diffondendosi a macchia d'olio la questione, ovvero che Techstreme, sempre nell'ottica di guardarsi attorno, non sviluppa ormai solo filati, ma sviluppa anche altri prodotti finalizzati alla costruzione e, perché no, anche alla pesca mosca vera e propria, quindi anche alla pesca pratica. Raccontaci un po' di questo. Abbiamo recentemente aggiunto un impianto di stampaggio 3D con delle macchine abbastanza avanzate, che ci hanno permesso di sviluppare una serie di prodotti, tra cui display da tavolo, che sono stati la prima gamma e che abbiamo presentato dopo, penso, un annetto dall'installazione del reparto, proprio perché, come tutte le cose, bisogna essere sicuri, ecco, della qualità e della possibilità, e anche prenderci la mano, un impianto nuovo, quindi facciamo la parte disegno e progettazione CAD interna, nonché la realizzazione e il confezionamento di quelli che saranno gli articoli futuri, una gamma di accessori e di prodotti, nonché con le stesse macchine produciamo degli accessori anche per la nostra produzione. Quindi è stato un game changer, mettiamola in inglese, che è bello ogni tanto dire una parolina così, anche per spingere più in là diciamo le potenzialità anche delle nostre macchine, perché a volte anche nella produzione i dettagli fanno la differenza. Non so se avete capito, Non so se avete capito, sì. Questa cosa sta passando in cavalleria, perché l'hai detta un po' come se fosse,
cioè, normale. Alcune parti dei macchinari, anzi, sì, alcuni macchinari interi. Alcuni macchinari interi sono stati interamente fatti, sì, da loro anche a livello di chip, se non ricordo male o sbaglio, di programmazione. Abbiamo costruito interamente delle macchine, ad esempio delle macchine di avvolgitura delle cartelline. Qua dietro a me ho i vecchi modelli meccanici, ci sono quelli nuovi elettronici che sono stati sviluppati con la partecipazione di mio figlio, che è ingegnere informatico, il secondo, uno dei due che è passato nelle foto di pesca. E diciamo che la macchina intera è costruita interamente in plastica. Premetto che noi utilizziamo tutte plastiche che arrivano dal riciclo, quindi questo è importante. Polietilene, sì, oppure PLA che arriva da fonti rinnovabili, a seconda del lavoro che dobbiamo fare. Lo stesso tipo di plastica viene anche utilizzato per i display di cui parlavamo prima, o degli accessori di costruzione che stiamo presentando, che abbiamo appena presentato. E comunque display sono questi che vedete qui nella foto, eh? Sì. Sono tanti, quindi, diversi. Ecco, ci ha dato modo questo impianto e anche non solo l'impianto, ma anche il fatto di progettarsi internamente i pezzi e quello che ci interessa produrre, ma anche proprio in funzione della produzione legata ai fili, ai materiali, perché abbiamo fatto delle innovazioni sui macchinari. Uno dirà: che ci fa uno con la plastica? Ecco, la plastica si possono fare tante cose, perché a seconda di come è prodotta può diventare dura come l'acciaio, e allo stesso modo possiamo disegnare e fare passaggi di fili, tensionatori, celle di carico per misurare le trazioni dei fili durante le fasi di avvolgimento, mille e una cose che abbiamo fatto e che ci stanno premiando, perché prima avevamo l'officina meccanica, ce l'abbiamo tuttora, ma per alcune cose abbiamo necessità di essere più flessibili possibili, e in questo caso abbiamo ottenuto anche questo risultato. Quindi sì, prodotti per il mercato retail, ma anche tante cose per il nostro uso interno. Quindi evoluzione. Direi che voglio chiudere questa breve conversazione. Breve. Non siamo stati sintetici. Ecco, questa. Non siamo stati sintetici. Ecco. Questa ce l'avevo pronta da... se c'è un altro spazio lo puoi scrivere dall'altra parte, lo puoi tatuare qua dietro. No, no. Noi non siamo sintetici. No, però sul logo di Techstream, sul marchio, c'è scritto prodotti per il fretting di alta tecnologia. Sì, high tech, high time material. Esatto. Direi che quantomeno non si potrà mai dire che non abbiate rispettato quello che sta scritto nel vostro marchio, cioè la bandiera italiana, no, e siete completamente italiani. Prodotti di alta tecnologia, e siete in continua evoluzione, e non avete idea di quanta roba dovrà uscire ancora. Sì. Direi che almeno, se non altro, chapeau per il rispetto di tutte le prerogative. Poi quello che succede negli anni, bisogna lavorare sempre duro, perché ovviamente nessuno ti regala nulla. È un mondo in cui i competitor non sono tanti, però bisogna stare sempre sul pezzo, e questa è una cosa che, come fa Techstream, fa qualunque altro brand del settore. E niente, io sono onorato solo di essere riuscito a farti stare un'ora davanti alla telecamera. Questa è una cosa bellissima, ragazzi. Questo è un documentario storico, tipo quello anni luce, tipo i documentari della Rai. Questa cosa così. Allora, cosa importante: prima di tutto vi metto tutti i link qui sotto dei social di Techstream, perché sui social di Techstream trovate tutte le recensioni, trovate come si utilizzano i materiali, trovate il lavoro del nostro team, trovate i miei lavori, trovate anche il link al canale YouTube dove ci sono tanti unboxing, perché un'altra cosa importante presente sia sul sito che sul canale è che si mostrano i prodotti come vengono utilizzati, come sono fatti, perché comprare da un sito o prendere a busta chiusa non è una cosa che piace a tutti quanti, quindi giustamente si va incontro anche a questo punto di vista. Trovate tutti i link qui sotto, fate un giro. Se avete ovviamente domande, dubbi o perplessità per quello che riguarda i prodotti, o anche reclami che ci aiutano a migliorare il prodotto, potete tranquillamente scrivere a Techstream, alle varie mail che trovate in calce. La cosa importante: mettete un bel like al video, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, e non solo al mio, anche a quello di Techstream, che vi ripeto è qui sotto nella descrizione. Ok, Gilberto.
Grazie. È stata dura, è stata lunga, ma è stata anche estremamente piacevole. Ci sarebbe da raccontare molto di più, ma non si sarebbe più sintetici. Magari approfondire, anzi, quindi... sapete che vi dico, se volete approfondire qualche argomento ce lo scrivete qui sotto nei commenti. E magari faremo un altro video con Gilberto, lo rincastro un'altra volta. Un abbraccio grande. Bene. Tanto oramai è sempre difficile la prima, poi le altre, come tutte le cose. Un abbraccio. Grazie, saluti, ciao a tutti.